Buonasera amici di Teleprima e di Prima Serie A, ben ritrovati in questo venerdì, possiamo dire pre-pasquale, ma soprattutto un venerdì dopo una settimana di sosta, tra virgolette, ovviamente per i tantissimi impegni delle nazionali. Ritorna il campionato subito con una due giorni ricca di partite, ovviamente tutte concentrate prima di Pasqua, ma soprattutto c'è da parlare del ritorno in campo sabato degli azzurri, della questione Covid che ha veramente coinvolto tantissime squadre di Serie A, con l'ASL sempre pronta a intervenire, i recuperi della prossima settimana. Abbiamo veramente tanto di cui parlare. Prima di tutto però sigla. Eccoci qui prontissimi per la nostra serata, ovviamente parleremo non solo di Napoli ma anche della Serie A e un occhio anche alle nazionali. Inizio subito a presentare il mio parterre, come al solito, Giovanni Gaudiano. Ciao Alessia, buonasera, buonasera ai spettatori, come stai? Bene, fortunatamente bene. Io reduce dalla vaccinazione, quindi, ti vedo bene, tutto a posto, infatti meno male, è stata una settimana importante anche per questo punto di vista. Super ospite di questa settimana, lui ospita me il martedì, io ospito lui il venerdì. Esatto, cambio di ruolo, Francesco Vassura. Ciao, ciao. Ale, buonasera, grazie al solito dell'invito. Direttore AstraZeneca, buonasera a lei. Esatto, poi mi piace farti confrontare anche con Giovanni. Quindi è una puntata assolutamente speciale, anche di riassunto rispetto a quello che è successo in settimana. Francesco, ne abbiamo parlato anche martedì, è stata una settimana, tra virgolette, possiamo dire, di sosta per gli impegni tantissimi delle nazionali. L'abbiamo visto anche con la nazionale italiana, ben tre gare in questo periodo, ma tantissimi poi giocatori di tutta la Serie A, ovviamente non solo del Napoli, impegnati in giro per il mondo. Com'è la situazione? Ovviamente focus sul Covid, possiamo dire. La situazione è delicata, la sosta forse l'hanno avuta i giocatori non impegnati nelle, come dire, con le rispettive nazionali, però come dire, questi viaggi sono sempre complessi, c'è sempre questo rischio, si è visto con Zielinski, con il caso di Skorupski, ci sono dei si è visto con la nazionale italiana, Bonucci è risultato positivo, altri membri dello staff della nazionale. È un rischio, è un pericolo, i calciatori sanno il rischio che corrono, si sta pensando, naturalmente si vocifera di un discorso di campagna vaccinale anche per loro, per fare un off topic, in America i giocatori dell'NBA hanno iniziato anche loro la campagna di vaccinazione. È comunque un rischio spostarsi, fare dei viaggi, il pericolo c'è, non tutti i calciatori sono molto attenti alle normative anticontagio e purtroppo tre giocatori della Juventus lo hanno dimostrato. Il rischio c'è, il pericolo è tanto, bisognerà vedere in questo momento, il Napoli soprattutto ne ha sofferto molto di problemi di Covid, in questo momento i giocatori possono mettere poi in difficoltà tutta la squadra, quindi sì, c'è questo rischio, però c'è bisogno come sempre, a mio avviso, di avere anche per i calciatori la massima attenzione. Ecco Giovanni, l'avevamo detto anche nelle scorse puntate, comunque un grande rischio ovviamente in questo momento far partire nazionali in giro per il mondo, ovviamente non solo in Europa con tutte le varianti Covid, quindi con tutta la bolla ovviamente nella quale vivono i calciatori, però era quasi scontato, diciamo, un passo falso del genere. Purtroppo è, tutto è coinciso in un momento in cui le cose da qualche parte sembrano sotto controllo, da altre parti molto meno. Forse questa sosta sarebbe stata possibile evitarla, anche per una questione, siccome c'è questo europeo che si dovrebbe giocare, in vista dell'europeo sarebbe stato giusto evitare questi viaggi adesso per poter gestire meglio la situazione, anche perché ci si augura che a giugno si arriverà con molti più vaccinati, con molti più coperti da questa insidia terribile, e quindi sarebbe stato forse più protettivo nei confronti di un mondo intero, oltre che il mondo calcistico, intendo dire anche quelli che fanno parte. Abbiamo visto che in nazionale italiana
nonostante delle situazioni ben precise, ci sono dei positivi anche nello staff, lo stesso Vialli che ha avuto anche dei problemi personali, per cui è pericoloso, insomma, sono situazioni pericolose. Ora, da far da contrappunto, ma non adesso per parlare perché la cosa viene da Torino, questo atteggiamento di questi giocatori della Juventus che sono tra l'infantile e il, diciamo, il superbo nei confronti di una situazione che è quella che è. Infantile perché non sono ragazzini, anche se sono giovani, e poi superbi perché probabilmente hanno colto l'occasione di quello che ha fatto Ronaldo in inverno, che è andato a sciare in una baita aperta solo per lui, e quindi loro si pensano, credono di essere a mezzo metro da terra, e si sono comportati in questo modo. E non va bene, perché se tutto il resto della squadra, tutto il resto della società viene gestito in un certo modo, loro devono rendersi conto che certi contatti non vanno bene. Vale anche per il nostro Osimhen, che in un paio di occasioni ha partecipato a feste e manifestazioni. Cioè, vorrei dire, al di là della giovane età, al di là di tutte le cose che vogliamo dire, ma chi non ha, chi è della mia età, un figlio che sta rinunziando a di quell'età, cioè l'età di un giocatore, sta rinunziando a vivere la sua vita abituale? Tutti abbiamo questo problema. Non si capisce, dice sì, loro sono dei privilegiati, ma proprio perché sono dei privilegiati, proprio perché hanno delle possibilità, dovrebbero essere più consapevoli che queste cose vanno guardate nella giusta ottica. Auguriamoci che adesso si arrivi alla fine dei campionati e poi si possa giocare questo europeo, dove si parla adesso, c'è questo discorso sulla presenza del pubblico. Esattamente. Abbiamo visto che in America adesso, parlando del baseball, hanno aperto, credo forse anche il soccer, hanno aperto un po' di spettatori, ma in America in 3 mesi hanno, credo che abbiano vaccinato 140-150 milioni di persone. Sì, ora infatti, quindi, c'era l'ultima fase ragazzi, quindi veramente sono molto avanti. Voglio dire, si può consentire delle cose se riesce a farne delle altre. Ma questo non perché il nostro paese non stia facendo bene, anche io penso invece che il nostro paese sta facendo abbastanza bene. Ho parlato del mio caso, ma non è solo il mio caso, è che ci sono delle difficoltà. Gli Stati Uniti sono un gran paese, ha grandi risorse, hanno grandi possibilità, le hanno messe in campo, sono partiti un po' tardi, ma hanno saputo recuperare. La stessa cosa l'ha fatta l'Inghilterra in Europa. Certo. Ed è sintomatico che l'abbia fatto una nazione che non appartiene alla comunità europea in questo momento, che in certi casi diventa un freno piuttosto che un traino. Certo, assolutamente. Franci, restando proprio sulla questione tifosi ed europeo, ma non solo, ne abbiamo parlato anche in settimana, c'è questa ipotesi appunto di aprire, soprattutto con l'inaugurazione, certo, di Roma, una parte di tifosi, e si parlava anche che la Lega stia studiando una soluzione per la finale di Coppa Italia. Ovviamente le modalità saranno particolari, ma è qualcosa che, un tentativo che va fatto assolutamente, il rispetto magari anche dei tifosi che da un anno e mezzo, possiamo dire, non hanno più modo di vedere alcun campo di gioco e di calcio. Certamente è una situazione delicata, perché qui si deve conciliare quello che è una voglia disperata, un desiderio che accomuna tantissimi tifosi, con la consueta esigenza sanitaria che ormai conosciamo da tempo. L'idea dell'europeo è quella, l'idea di Čeferin è quella, naturalmente ascoltando le parole di molteplici virologi in realtà si tira un po' il freno a mano, anche perché in questo momento la priorità è tutt'altra. Sarebbe bello, io anche sono d'accordo, ad aprire magari a gruppi di persone, magari già vaccinati o comunque nuclei familiari ben distanziati, come diceva giustamente il direttore. Lo spazio c'è, tanto lo spazio è grande in America. Personalmente, seguendo l'NBA, ho visto stadi, palazzetti un pochino pieni, sempre con persone con mascherine, però
lì insomma la campagna vaccinale va diversamente, quindi sì, anche più comprensibile, però ci può essere questa possibilità. L'auspicio, ne parlavamo poc'anzi a microfoni spenti, è che possa proseguire in maniera importante la campagna vaccinale, dare possibilità magari anche agli operatori sanitari un giusto riconoscimento o anche a una piccola parte di tifosi. Certamente abbiamo visto manifestazioni, penso non solo alla Serie A, ma proprio alla Champions League, senza i tifosi, sicuramente insomma un po' il cuore piange, giusto la, come dire, l'esigenza sanitaria, ma se c'è la massima disponibilità, la massima intenzione di riaprire, veramente, ma penso non oltre 10.000 persone, uno stadio come l'Olimpico che ha una capienza di 80.000, credo non ci siano grossi problemi, che possa essere davvero un buon auspicio, soprattutto insomma c'è anche l'Italia, quindi l'esordio a Roma potrebbe essere veramente un, perché no, magari un vero e proprio giorno di festa. Eh sì, concordo assolutamente. Giovanni, restando un po' anche sulla nazionale, così completiamo il quadro della nostra prima parte di prima Serie A, nazionale che è stata chiamata a questi tre impegni, sta andando molto bene, record macinati da parte di Mancini, vince e convince, possiamo sì, dire, non ha incassato gol in queste tre partite. Abbiamo visto all'opera, come abbiamo detto anche settimana scorsa, Lorenzo Insigne, ma Politano ci è rimasto male della non convocazione. Beh, bisogna controllare le convocazioni e guardare che forse in questo momento, ma questo fa parte un po' della storia del calcio, in questo momento in Italia ci sono molti esterni, sia a destra che a sinistra, manca il centravanti, diciamo il centravanti, quello che siamo abituati a pensare che possa essere il risolutore di una partita, perché sia Belotti che Immobile sono due centravanti non completi, chi per una ragione, chi per un'altra. La nazionale ha fatto molto bene, Mancini sta facendo molto bene, e tra l'altro Mancini si è reso promotore di un'iniziativa e di un'idea che io ritengo che andrebbe presa subito in considerazione dall'UEFA, cioè portare agli europei non 23 persone ma anche 28-29, se non addirittura 30. Questo perché, per quale motivo? Per avere innanzitutto, dopo una stagione stressante come questa, più persone e quindi dilazionare gli impegni, migliorare i recuperi e poi soprattutto avere una possibilità che se succede qualcosa, certo, che qualcuno in quel momento risulti positivo, non si debba ricorrere poi chissà a quale artificio per giocare una partita. Mentre invece credo che ha avuto ragione Mancini a fare questa proposta, mi auguro che venga presa in considerazione, non so se succederà. Per quanto riguarda i risultati sportivi, un ottimo avvio, un avvio diciamo che tutti oggi dicono era scontato, perché no, quando dopo è facile dire sono nazionali che l'Italia doveva e poteva e doveva battere. Sì, è così, ma poi i risultati, il campo è sempre diverso. È importante, come dicevi tu, non aver subito reti, aver creato un piccolo vantaggio nei confronti della Svizzera, che dovrebbe essere il nostro interlocutore principale nel girone, ma un interlocutore che, tornando al discorso di prima, se l'Italia continuerà a giocare in questo modo, a cambiare pelle vincendo, perché poi questo va riconosciuto a Mancini, ha cambiato molti giocatori, soprattutto nell'ultima partita, sì, e comunque l'Italia, anche se con un po' di sofferenza, ha portato a casa il risultato, giocando su un campo allucinante, mamma mia, perché infatti già era sintetico, tenuto in condizioni pietose, quindi vanno considerate un po' tutte queste cose qui, però l'avvio della nazionale è stato positivo e soprattutto ha dato la possibilità al commissario tecnico di verificare quelli che dovrebbero essere la squadra tipo da portare agli europei prossimi, con la speranza che finalmente si possa tornare a vincerli dopo, insomma è dal 68 che l'Italia
non vince un europeo. L'unico europeo. Io ero un ragazzo, insomma, lo ricordo. Noi eravamo ancora degli angeli. Noi non eravamo in programma. Voi non c'eravate, io invece c'ero. E anche quell'europeo fu così stentato, doppia finale, la prima finale recuperata quasi in extremis, con una rete di Domenghini, mezza papera del portiere, insomma. E poi una seconda partita eccellente con Rive e Anastasi, che ci diedero la vittoria. Per cui, insomma, tutto questo, per tornare al tema iniziale, poteva far dire questo turno di nazionale, vediamo di spostarlo in autunno, cambiando un po' i calendari, cosa che non si è voluto fare in sede UEFA, perché il calcio è una di quelle cose che è difficile da gestire con variazioni. Sembra, non voglio dare per una volta tanta ragione a De Laurentiis, ma un po' aveva ragione quando disse è un mondo di parrucconi. Eh sì, diciamo che ormai è anche tutto business, quindi ci sono questi incastri particolari, tantissimi interessi anche economici ovviamente. Francesco, abbiamo detto Mancini ha gestito bene comunque le forze, lo abbiamo detto anche in settimana, ha regalato comunque un turno di riposo, un turnover per chi già impiegato nelle prime due partite, proprio perché conscio del momento molto delicato anche dei campionati, quindi di questo grandissimo tour de force dei suoi giocatori. Ci sono state tante conferme, come ad esempio i nomi più blasonati, lo stesso Immobile, ma anche tante sorprese dei più giovani, ad esempio mi viene in mente Locatelli, che sta facendo molto molto bene. Sì, è importante da questo punto di vista focalizzarsi su questi giocatori che proprio sono giovani ma stanno dimostrando di essere competitivi. Sul discorso della gioventù che parlava anche il direttore, la storia non mente mai, l'Italia l'unico europeo l'ha vinto nel 68 e due anni prima, probabilmente il direttore ricorderà, contro una Corea del Nord ci fu un'eliminazione quasi clamorosa, l'Italia il mondiale del 2018 non lo ha giocato in maniera, non dico quasi clamorosa come contro la Corea del Nord, poi l'europeo si doveva giocare l'anno scorso, che possa essere di buon auspicio. Il direttore vive di calcio da tempo e quindi credo possa rispondere meglio lui a questa domanda, perché l'Italia ha un gruppo compatto. A mio avviso sulla carta non è la favorita, ma è una squadra che ha tanti giocatori, come dicevi ne parlavamo in settimana, sempre citando il mio esperto, ovvero mio fratello, i giocatori sono tanti, i giocatori sono di livello, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, insomma 25 risultati consecutivi non si ottengono per caso, qualche giocatore veramente forte potrebbe restare fuori, penso a Romagnoli, penso a Zaniolo, penso anche a un Francesco Caputo che comunque è un attaccante che a Sassuolo fa bene. L'Italia può dire la sua, ci sono tanti giocatori giovani, Locatelli sta facendo molto bene, Barella ormai non è più diciamo una sorpresa ma sta facendo veramente molto bene. L'auspicio naturalmente da tifoso prima che da giornalista è che l'Italia possa dire la sua in questo europeo e soprattutto dare un segnale, perché l'eliminazione del 18 brucia ancora tantissimo. E lì, insomma, non vedere l'Italia a un mondiale è molto grave, secondo me, da un punto di vista sportivo. Vedere l'Italia che può essere protagonista in questo europeo che doveva essere itinerante, non si sa come andrà a finire, però secondo me l'Italia, e l'ha detto una persona che ne capisce di calcio più di me, ovvero Carlo Ancelotti, che io e il direttore stimiamo tantissimo. Esatto. Se l'Italia può vincere l'europeo, speriamo che Ancelotti abbia ragione. Ecco. Ben venga. Franci, permettimi un off topic, martedì avevamo parlato di Zaniolo, anche le sue condizioni fisiche, in settimana è emersa la notizia che sarebbe sulla lista dei desideri del Napoli. È un giocatore straordinario, a mio avviso sta facendo una crescita davvero incredibile, certo gli infortuni lo stanno limitando, non è facile a quell'età subire quella grave lesione che ha subito, è un calciatore che piace, un giocatore che sta facendo bene, non so se sarà chiamato in nazionale, sicuramente a Roma la pressione, il parallelismo con Totti, insomma non è facile. Però è un giocatore che secondo me può fare bene in qualsiasi squadra, se il Napoli avesse l'intenzione di investire tantissimi soldi su di lui, perché comunque insomma la Roma non se ne priverà per poco, già l'Inter ha fatto questo errore e se ne è pentito, non credo la Roma farà altrettanto, però è un giocatore che
può far bene, lo vedo bene anche nello scacchiere di Gattuso. Gattuso chi per lui, perché anche lì, ma non esatto. Anticipiamo nulla. Perché... Esatto, infatti tra pochissimo parleremo proprio di Napoli, intanto ci fermiamo per un pizzico di pubblicità e ritorniamo subito qui a tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati dopo un pizzico di pubblicità, siamo prontissimi a parlare della Serie A e ovviamente anche del Napoli chiamato al match interno al Maradona sabato contro il Crotone. Giovanni, sulla carta ovviamente una partita che il Napoli è chiamato assolutamente a vincere, anche perché la lotta europea, quindi sia per la Champions che per l'Europa ovviamente, è ancora caldissima e sono tutte particolarmente agguerrite. Guarda, prima di parlare di questo argomento volevo dire a Francesco che siamo tutti figli di Giambattista Vico, perché tu hai ricordato un evento negativo con un successivo evento positivo, quindi noi ci avvaliamo di questa nostra tradizione e speriamo che sia così. Per parlare della partita del Napoli, tu sai che io non voglio fare pronostici, ecco. E se li faccio al contrario, così scaramanticamente vanno meglio. No, adesso al di là dello scherzo, è normale che se dobbiamo pensare a un inseguimento per un posto in Champions, la partita di domani, di sabato, va vinta. Ieri, parlando con due colleghi giornalisti che lavorano in televisione e in radio, uno dei due diceva: ma se il Napoli vincesse tutte 11 le partite che deve giocare, potrebbe anche puntare a qualcosa in più. È chiaro che stiamo parlando di pura utopia, pura matematica, dove la matematica sappiamo che poi si scontra sempre con la realtà dei fatti. Però quello che esce da quel tipo di discorso è che se il Napoli vuole raggiungere una posizione in Champions League deve cercare di traguardare dai 73 ai 76 punti. Quindi questo vuol dire farne ancora 20, 23, 24 e quindi significa 7-8 partite vincerle. Eh sì, infatti, obiettivo minimo. Questo è diciamo, poi può darsi che la quota si possa abbassare, ma da quello che vediamo, come vanno anche le altre squadre, sembrerebbe più che avendo settimane più di libertà, non avendo impegni europei, la quota si possa alzare piuttosto che abbassare. Quindi bisogna partire domani con tutti gli acciacchi, tutti i ritorni alle nazionali e mettere il punto fermo con il Crotone. Non sarà una partita facile, la classifica in queste partite non significa nulla, vero. Ce lo insegna la storia. Avete parlato della Roma, la Roma perse clamorosamente un campionato per essere battuta da una squadra che era retrocessa in casa, insomma, e quindi attenzione che niente è scritto nel calcio. E per tornare al discorso della Roma e di Zaniolo,
Se dovessi puntare su un giocatore, non punterei su Zaniolo, punterei su Locatelli, ne abbiamo parlato prima. Magari, è un magari. Giocatore che, è un giocatore che ha anche Zaniolo mi piace molto, per sì. carità. Però dico, forse Locatelli è più avvicinabile. E poi avrei la preoccupazione che questo ragazzo della Roma ha avuto già due incidenti piuttosto rilevanti. E siccome non siamo fortunati a Napoli, allora... temo, potrei temere qualcosa. Anche un po' indisciplinato alla fidanzata a Napoli. Beh, noi siamo abituati. Noi siamo abituati a questo fatto dell'indisciplinatezza, perché poi si sa che il genio va un po' con la sregolatezza, però poi tutto dipenderà. E Francesco è stato bravo a dire non anticipiamo altre cose perché non sappiamo proprio niente. Certo. Che capiterà con la scelta del tecnico. Perché è evidente che dall'allenatore bisognerà capire il Napoli che cosa farà. E sarebbe ancora una volta una cosa sbagliata comprare dei giocatori e poi affidarli all'allenatore che magari ne avrebbe chiesti degli altri. Assolutamente sì, infatti questa è una cosa molto importante e secondo me anche sul mercato in questa settimana se ne è parlato veramente troppo, si è fatto un totonomi ma soprattutto in uscita esagerato poi per il momento delicato ovviamente del campionato del Napoli, soprattutto con l'incognita allenatore, anche lì sono stati scomodati penso più di 20 nomi, veramente chiunque, quindi ovviamente ogni cosa al suo tempo. Francesco, parlavamo anche un po' della situazione reduci nazionali in casa Napoli, poiché ci sono state un po' di situazioni particolari, un nuovo acciacco per Mertens, Koulibaly si è fatto male a un dito, Ospina alla mano e soprattutto quest'ultimo caos legato ai tamponi di Zielinski. Sì, è una situazione un po' delicata, ci aggiungo anche il discorso di Meret e Insigne, sono risultati negativi, ma insomma abbiamo imparato che il Covid ha delle regole tutte sue, quindi giustamente c'è anche questo pericolo, c'è il dubbio anche proprio nella partita di domani, si vocifera che possa addirittura giocare Contini, addirittura di fare un'infiltrazione al dito di Ospina per farlo giocare, insomma... lì è, la situazione è delicata, le nazionali che prima non avevano il Covid avevano il rischio infortuni e anche il Napoli pagò uno scotto pesante, Milik su tutti, in un contrasto con Kier in Danimarca-Polonia. È normale che in questo momento c'è questo rischio e si aggiunge anche il rischio Covid. Zielinski era in stanza con Skorupski, risultato positivo. Insigne e Meret e Di Lorenzo, mi sono dimenticato prima, erano nel gruppo da cui poi è uscito positivo Bonucci. Mertens si è fatto male, Koulibaly si è fatto male, Ospina non c'entra nulla con la nazionale ma si è fatto Ospina male. Ospina si fa sempre male. In allenamento, questo... quindi esatto. Come dire, c'è questo problema. Sono tutte situazioni delicate che bisogna affrontare e come dicevamo anche prima il Napoli ne ha pagato tanto lo scotto perché alla fine si è trovato in una situazione dove addirittura tre dei suoi attaccanti come Osimhen, Mertens e Petagna non c'erano per vari motivi. È una situazione che, ripeto, va affrontata, deve essere vista così. Ci si auspica che per la giornata di domani il Napoli possa recuperare buona parte degli effettivi. Capitolo portiere, lì ho un punto interrogativo. Lanciare Contini in una partita così, che comunque, come diceva giustamente il direttore Gaudiano, è un rischio. La partita, il Crotone, è ultimo in classifica, ma è una squadra che con Cosmi si è rivitalizzata. Lanciare Contini così, Meret a rischio, Spina non lo so, io francamente punterei su Meret avendo più o meno la certezza perché Ospina l'infortunio è abbastanza serio. Sì, poi alla mano. L'infrazione al dito, il portiere insomma le mani servono, Contini sì ha fatto bene, non ha mai giocato, sarebbe un rischio. Per carità con i giusti parallelismi è stato un rischio anche lanciare Donnarumma a 15 anni. Però è normale che il Napoli deve fare le sue valutazioni, adesso l'obiettivo è Champions, quindi non, come dire, diceva giustamente il direttore, gli errori non sono ammessi. Errori non sono ammessi anche perché non c'è solo il Crotone, il 7 c'è anche il recupero contro la Juventus, quindi diciamo veramente un 4-5 giorni di fuoco in questa casa Napoli. Questa famigerata partita che ogni volta che si parla di giocarla succede qualcosa. Vabbè, sì, c'è una macumba su questa partita, vabbè, ma sì, credo che mercoledì si giocherà a qualunque costo, perché con quello che abbiamo capito anche dalla vicenda Lazio-Torino,
le cose, insomma, si è deciso a questo punto di fare di tutto per arrivare alla fine della stagione, e quindi credo che la partita mercoledì, al di là della presenza di questo, di quello, due in meno di qua, tre in meno di là, si giocherà. Ovviamente è il terzo atto di quest'anno, perché abbiamo giocato in Supercoppa, hanno vinto loro, abbiamo giocato in campionato, abbiamo vinto noi. Quindi ora pari. Adesso potrebbe venire fuori il pari. Io dico che mai come in questa occasione il Napoli deve giocare come ha giocato le due partite che avremmo tutti detto difficilissime, dove il pronostico sembrava chiuso, mi riferisco a Milan-Napoli e a Roma-Napoli, giocare nella stessa maniera, partita di sacrificio, dove quello che può contare è il colpo di uno dei nostri giocatori importanti che abbiamo ritrovato. Io ritengo che se Mertens è in condizioni, e tornando al discorso della nazionale, anche se Mertens non è il giocatore, l'attaccante ideale al 100%, però alla nazionale italiana manca un finalizzatore così, perché abbiamo degli attaccanti che singolarmente presi realizzano, ma non tanto da garantire un rendimento, sì, costante. Invece Mertens, ormai lo conosciamo bene, quando è in forma, quando la squadra gira, è un giocatore che la palla in rete la può mettere in qualunque momento, perché vede la porta, ha un tiro forte, ha un tiro a giro, calcia la punizione, insomma è un giocatore direi abbastanza completo. Assolutamente sì, lo sai, sfondi una porta aperta, poiché è uno dei miei giocatori preferiti. Giovanni, hai ascoltato qualche giorno fa un tifoso doc del Napoli, ma sì, soprattutto un bravissimo barman, sì, che si è soprattutto distinto nel ritiro di Castel di Sangro per delle creazioni molto, sì, particolari. Lui è molto fantasioso, è sì, molto fantasioso, gli piace fare queste cose, però devo dire, io lo conosco da un po', è veramente bravo, insomma, ha una sua collocazione e quindi era giusto dargli un minimo di spazio. Claudio Lamura, ascoltiamolo. Siamo alla scuola Lucio Petroni, perché questa volta c'è sta Claudio Lamura, un bravissimo, non vorrei dire barman, perché barman può sembrare una cosa riduttiva, invece lui è un creatore, è un fantasioso, crea cocktail, e proprio in una di queste sue, per una di queste sue creazioni l'ho incontrato, già ci conoscevamo, l'ho incontrato proprio a Castel di Sangro quest'anno nel ritiro del Napoli. Prima di parlare di quel cocktail che creasti in quell'occasione, ti faccio una domanda sportiva. Ti ricordi il Castel di Sangro di Tiro? Che impressione avesti quel giorno, in quel periodo in cui sei stato lì a Castel di Sangro? Cosa si percepiva durante il ritiro del Napoli di quest'anno? Innanzitutto buonasera a tutti e ti ringrazio, direttore, che mi hai concesso la parola. Castel di Sangro è stata una bella esperienza, si respirava un'aria molto bella, molto accogliente e soprattutto familiare, e poi si vedeva tutto il colore intorno al Napoli Calcio e alla società, quindi per me è stata una grande emozione, e come io ti ho sempre detto, Castel di Sangro mi rimarrà sempre nel mio cuore. Poi per quanto riguarda il cocktail che dedicai al Napoli, Azzurro 19, e quindi una mia creatività, dove il Napoli era giusto onorare quella giornata al Napoli, ai calciatori e alla società e soprattutto alla cittadina di Castel di Sangro, e lì ho creato Azzurro 19 ed ha avuto un grande successo. Bene. Poi, senti, ma tu ti aspettavi, avendo vissuto quelle giornate, che il Napoli avesse quelle difficoltà in campionato? Ma guarda, direttore, non me l'aspettavo. Sono rimasto un po' spiazzato, perché alcuni allenamenti io li ho visti e poi vedevo
un affiatamento abbastanza giusto, concreto. Ovviamente, ahimè, poi nel percorso ci possono stare degli intoppi. Ovviamente l'importante è che si vada subito a riparare. Allora, abbiamo fatto questa excursus parlando dell'estate scorsa, insomma dell'estate piena dello scorso anno. Veniamo all'attuale. Tu stai preparando un'altra cosa importante, anzi penso che tu l'abbia già preparata. Insomma, quindi parlaci di questa tua ulteriore creazione, che comunque ha sempre uno sfondo che riguarda un po' la nostra squadra del cuore. Ma diciamo di sì. Io durante il lockdown ho messo su un po' di nuovi drink e adesso ho creato un nuovo drink che si chiama Rosso 21. Nasce attraverso una mia amica, sì. E una mattina lei aveva questo smalto rosso sulle mani e quindi io ho presi atto di questo smalto. La faccio rimanere un po' celata, perché comunque anche lei è una vostra collega, e quindi il nome R si associa un po' a tutto, perché R come rosso, 21 come nell'anno 21 della pandemia. Non lo so, ho avuto coraggio, ho avuto forza, il successo del pubblico, tutte le persone che mi seguono, la gente che mi scrive da tutta Italia, sto facendo dei progetti molto importanti, e quindi da questo ho preso atto della mia nuova creazione. Tu come ben sai, direttore, io sono uno che lavora molto di matematica e poi vado nello sviluppo. E niente, da lì nasce questo rosso 21, nasce attraverso questo smalto rosso di questa mia cara amica, che infatti una mattina la chiamai e gli dissi: guarda, a breve farò una nuova creazione e si chiamerà Rosso 21 attraverso le tue mani di questo smalto. Sì, io sono un creatore, sono un artista dove do tutto e vivo di emozioni. Se sento le emozioni, creo. Se non mi ascolto, non riesco a creare, e quindi queste sono le mie doti da bartender. Dai, sono uno del popolo, sono uno acclamato, sono uno amato, però sono così, come mi vedete, e questo è il mio successo. Il mio successo è dato da tutti voi che mi seguite. Senti, chiudiamo questo intervento, poi speriamo di vederci ancora, e chiudiamo questo intervento ritornando un attimo a parlare di calcio. Ce la facciamo ad andare in Champions? Ma direttore, ti dico che il Napoli abbia le doti per poter arrivare in Champions. E ovviamente bisogna lavorare e bisogna arrivare agli obiettivi. Come ben tu sai, un po' tutti quanti nella nostra vita, per poter arrivare agli obiettivi, abbiamo bisogno di lavoro. Bisogna lavorare, bisogna crederci. E soprattutto vedere domenica dopo domenica quello che può accadere per il Napoli. Ovviamente davanti a noi ci sono squadre abbastanza elevate, però penso che il Napoli non è da meno, perché il Napoli ce la può fare arrivare in Champions League. Io sono un tifoso e credo fortemente in questa cosa, in questa Champions League. E anche per me è come raggiungere una Champions League nei miei risultati. Quindi sono uno tosto e tenace. Claudio, grazie, grazie a Claudio Lamura, ti saluto di nuovo e ci vedremo prossimamente ancora. Io ringrazio te, tutta la redazione, e soprattutto buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera a tutti. Grande tifoso del Napoli, dicevamo, ma soprattutto grandissimo estro, ma nell'ascoltare le sue parole, come dicevamo anche prima, veramente mi sono resa conto di quanto manchino i tifosi al Napoli e soprattutto al Sì, Maradona poi. il tifo a Napoli sicuramente manca, manca molto perché è una di quelle piazze dove la partita viene vissuta con passionalità e poi i giocatori sono abituati ad avere questo seguito addirittura anche fuori casa, perché sappiamo che il Napoli da sempre è una di quelle squadre che porta il maggior numero di tifosi in trasferta. Quest'anno, la fine dell'anno scorso,
si è sovvertito completamente tutto, per cui praticamente giocare senza supporto non è stato facile per nessuno, ma sicuramente per squadre come il Napoli forse un po' di più. Però ho visto che adesso bisognerà vedere che capiterà quando tornerà il pubblico allo stadio. Ho visto che un po' tutti i giocatori, tutte le squadre, come se si fossero un po' assuefatte a questa situazione, al punto che si notano molte più cose anche da parte nostra, sentendo quello che avviene in campo, e vediamo delle cose che magari prima ci sfuggivano, tipo per esempio qualche giocatore che parla col compagno che non è d'accordo, che si lamenta durante la partita. Prima queste cose sfuggivano, oggi questa cosa ci ha aiutato a capire quello che modestamente dico da sempre, da un po' di tempo, insomma, da quando mi è stato chiesto, che la partita che si gioca in campo non è quella che noi vediamo né dagli spalti né dalla televisione. La partita in campo ha sempre qualcosa di diverso, perché c'è il momento proprio agonistico, molto spesso fuori non è percepito. In quest'ottica mi auguro che il Napoli riesca a migliorare la tenuta mentale di Osimhen, che continua a non capire che anche quando il fallo è materialmente fatto nell'ottica quasi di fargli male, lui non può reagire nel modo in cui reagisce, perché rischia di lasciare la squadra in 10. E non sarebbe il caso. Infatti, Francesco, proprio su questo argomento spesso ne parliamo, è probabile che si senta anche investito di tante pressioni, del non aver avuto modo al 100% di dimostrare tutto il suo valore dopo un investimento poi importante da parte della società, e lo ripetono poi continuamente. Sì, certamente ormai i calciatori fanno parte un po' di quest'ottica di sapere che il prezzo del cartellino è pesante. Con i dovuti paragoni è successo più o meno lo stesso anche con Lozano, con altri dovuti paragoni è successo lo stesso a Londra con Pepe, sempre preso da Lille. L'Arsenal ha licenziato alcune persone dello staff dicendo: è mai possibile che abbiamo speso 80 milioni di euro per questo giocatore? E il rendimento di Pepe è altalenante, perché Osimhen è un ottimo giocatore, è bravo, sa giocare, però è normale che va messo nel giusto contesto. I giocatori in Francia si esprimono in un modo, in Italia si possono esprimere in un altro. Stiamo parlando di un giocatore su cui il Napoli ha voluto puntare, gli ha dato una casacca pesante come la numero 9 e gli ha caricato la squadra con un'idea tattica che poi non è stata realizzata, perché all'inizio della stagione era Mertens più Osimhen. Praticamente hanno giocato pochissimo insieme, quindi è normale che anche lì il calciatore ne ha un po' risentito. Giustamente diceva il direttore: va bene tutto, ma c'è bisogno di, come dire, controllarsi da un punto di vista psicologico, anche perché in Italia sono tantissimi giocatori che sono esperti, sanno magari quando c'è bisogno di fare quel fallo che sa il giocatore può reagire. Ci sono quelle piccole situazioni che in America si chiama trash talking, cioè praticamente quando parli volutamente per far arrabbiare, quindi imbestialire l'altro giocatore. È un ragazzo giovane, deve crescere, ci sono piccole disattenzioni. Quando ha avuto il coronavirus in Nigeria è una disattenzione, è un problema, però lì, come dire, i giocatori devono capire che anche se sono giovani sono dei modelli. Mi purtroppo è un mio pensiero forse sbagliato, e qui mi ricollego a quello che ha fatto la Juventus con i 3 giocatori presi a una festa. Ci sono dei calciatori, ci sono delle figure politiche, sportive, che hanno un'influenza sulla gente. Nel suo microcosmo c'è anche Francesco Vassura. È normale che in una situazione del genere, in un mondo di difficoltà, di sacrifici, vedere Osimhen che va in Nigeria e festeggia il compleanno, Arthur, Dybala e McKennie che fanno feste, così fa rabbia, con tante persone che non stanno lavorando, tante persone che soffrono. E si potrebbe dire: sì, ma sono calciatori. A mio avviso sono sicuramente calciatori, ma hanno un pubblico soprattutto giovane, con gli smartphone, con i telefonini, la gente li segue. È giustissimo per un figlio tredicenne andare al padre e dire: perché io sono chiuso in casa? E loro no? Loro no, quindi, come dire, questo c'è tanta voglia di uscire. Prima il direttore parlava di giovani, suo figlio che stava avendo tantissime rinunce come tutti noi.
lo devono fare tutti, lo devono capire i calciatori, lo deve capire anche Osimhen, che sa che il Napoli ha fatto un grande investimento su di lui, che gli si dia tempo, e purtroppo questo è un problema atavico di Napoli, il tempo spesso e volentieri non si dà. È un giocatore che potrebbe fare la sua, facile dire adesso si sta sbagliando, è un giocatore che non rende, eccetera. Ha avuto anche lui dei problemi fisici, non solo il Covid. Io sono d'accordo a dargli tempo, che non siano 5 anni, però, come dire, la prima stagione che sia di adattamento, è giustissimo che sia di adattamento. Sottoscrivo tutto, messaggi importanti. Io direi anche di leggere la 29esima giornata, così ci lasciamo andare a qualche pronostico che tanto ci piacciono. Allora, si inizia con Milan Sampdoria, Atalanta Udinese, ovviamente Napoli Crotone, Benevento Parma, Sassuolo Roma, Genoa Fiorentina, Cagliari Verona, Lazio Spezia, Torino Juventus e Bologna Inter. Bene, una giornata importante. Giovanni, a te tocca sempre Benevento Parma, lo sai. Benevento Parma è la partita in cui il Benevento deve espugnare il suo campo. Perché è diventata un problema, no? Si vince fuori casa, si è andato a vincere allo stadio, quindi non si riesce a vincere in casa partite che potrebbero essere risolutive per la stagione del Benevento, perché in questo momento il Benevento con 3 vittorie ancora da qua a fine campionato credo che potrebbe essere salvo, perché non so quante squadre, le squadre che stanno soprattutto dietro, riusciranno a fare poi i punti per superarlo. Adesso il Benevento ha un buon vantaggio, ha un vantaggio, diciamo, di cautela, lo deve mantenere. Quindi la partita con il Parma significa 2 cose: aumentare questo vantaggio nei confronti di una diretta concorrente e soprattutto andare nella convinzione che si è svoltato anche sul proprio terreno e che le cose possano andare meglio. In realtà bisogna dire che Pippo Inzaghi non ha potuto fare proprio il gioco che voleva negli ultimi mesi, anche lui per mancanze, problemi interni. Dico l'ultima, una cosa proprio così, cioè un giocatore come Letizia, che non è un giocatore mostruoso, insomma, di grande talento, ma è un giocatore che gli consentiva di svolgere un tipo di gioco che lui ha dovuto un po' abbandonare, e quindi soprattutto in casa poteva essere un giocatore importante. Adesso lo dovrebbe aver recuperato, siamo vicini al recupero, quindi mi auguro che in queste, adesso il Benevento c'ha 2 casalinghe, poi c'ha 2 trasferte che sono un po' difficili, perché andrà a Roma con la Lazio, andrà a Genova contro la squadra di Ballardini, quindi insomma sono 2 partite complicate. Invece queste in casa, tornerà al Vigorito anche De Zerbi, che è stato allenatore. Queste 2 partite di seguito in casa dovrebbe fare di tutto per portarle a casa, cioè avere la posta piena, e avendo la posta piena significherebbe poter cominciare probabilmente già a programmare la prossima stagione. Speriamo bene per il Benevento. Francesco, a te chiedo un po' di pronostici, possiamo dire, sulla zona Europa. Quindi in primis inizio proprio dalla prima, quindi dalla vetta della classifica. Secondo te l'Inter continuerà a vincere? Sì, decisamente. Sì, qui su questo. Pochi dubbi. Esatto, pochi dubbi, risposta secca, fantastico. Il Milan continuerà a rincorrere? Sì. Sì, quindi Milan-Sampdoria assolutamente anche questa secca. Poi, vabbè, Napoli-Crotone. Napoli-Crotone 1. Milan-Sampdoria non sono d'accordo. Ci sta il direttore. Anche la vedo non sono d'accordo. Combattuta. No, ma non sono d'accordo, perché le squadre di Ranieri sono squadre che giocano bene, che sanno giocare, messe bene in campo. Se Ranieri ingarra la formazione sin dal primo minuto, la partita se la gioca. Poi qua andiamo un po' più sul difficile, Sassuolo-Roma. Sassuolo-Roma, ne abbiamo parlato a Sport 91 Live, la partita è difficile. Il Sassuolo però ha già deciso di non far giocare i rientranti dalle nazionali, tra l'altro hanno avuto la positività di Canajan, quindi è una partita complicata. La Roma fortissima contro le non prime 4 praticamente, quindi anche insomma, con il Napoli si è vista una squadra che Fonseca non ha saputo decifrare.
La storia ci insegna che potrebbe vincere la Roma, qui se devo dare il vecchio Totocalcio dico X. X, Giovanni? Ci può stare. Ci può stare, quindi confermiamo. Derby, Toro-Juve. Il derby è una partita a sé stante, quello che è successo insomma, fuori dal campo non avrà fatto piacere, i tre giocatori coinvolti, se ne parla addirittura di altri, non saranno convocati, non saranno della partita. Il Toro in una situazione di classifica delicata, qui il pronostico è difficile, anche qui io sono per un pareggio. Io mi addormento e spero di vedere due sconfitte consecutive, di sognarle e poi di vederle realizzate e poi di capire cosa dirà Andrea Agnelli, Nedved e Paratici della scelta fatta su Pirlo. Io mi porto avanti, diciamo, tre sconfitte consecutive. Perché la terza quella sarebbe? Della settimana sempre il prossima. Il 7 aprile. Esatto. No, io parlavo di quella. Ah, quando parlavo okay. di due sconfitte, parlavo di quella nel derby e quella col Napoli. Ah, pensavo okay. anche più quella prima col Benevento. Esatto. La scorsa quella, già è, quella già è andata. Io pensavo quella. Esatto. Parlavo di queste due prossime avventure e mi domando. Sto sognando, sto dormendo, mi domando che cosa direbbero Agnelli, Paratici e Nedved avendo mandato via un allenatore che a me non piace, l'ho detto da sempre, come Sarri, che ha vinto facile il campionato, e aver preso Pirlo e non aver ottenuto praticamente nulla. Vediamo cosa succede in questo derby. Proseguiamo anche con Atalanta Udinese. Atalanta Udinese è il sogno Champions del Napoli come dell'Atalanta, non dico uno. Sì, l'Atalanta al momento sembra inarrestabile, però Giovanni ha l'occhietto furbo, sull'Atalanta. Posso mettere il mio pronostico per questa partita? Facciamo finta che non si gioca. Benissimo, andiamo ancora oltre Lazio-Spezia. Lazio-Spezia... Che suona bene poi. Sì, suona anche Spezia. Sì, il pronostico sarebbe per ovviamente per la squadra della capitale, però lo Spezia di Italiano è una squadra, non è occasionale che Zeman abbia detto Italiano è quello che mi somiglia di più, è quello che fa giocare le squadre bene, e quindi non è occasionale questa cosa. Forse ha un po' più di equilibrio rispetto a Zeman. Probabilmente sì, ma anche perché forse non ha... Zeman poi ha avuto dei giocatori importanti in un certo momento, soprattutto quando è stato a Roma, sia con la Roma che con la Lazio, ma anche nel Foggia aveva dei giocatori che poi sono arrivati in alto. Quindi... Se posso, direttore, anche i tre del Pescara adesso sono beh, in nazionale. Pescara, sì, ma questo io parlavo adesso del prima maniera, poi tu hai giustamente sei arrivato più recentemente. È chiaro che se tu c'hai in una squadra allenata bene, fisicamente messa bene, come tutte le squadre che ha avuto Zeman, e c'hai Verratti, Immobile, Insigne, in Serie B, voglio dire, ci dovresti avere vita più facile. Per cui ritengo che la partita di Simone Inzaghi con lo Spezia non sia proprio così semplice, e potrebbe anche lì venire fuori un pareggio, come sì, dicevamo. Sì, anch'io dico X, assolutamente. Tutti per fortuna tutto registrato. Tutto registrato, sì, sì, ma tanto li sbagliamo sempre. Quindi... sono sempre al contrario. Però se sono presi c'è la, come però, dire, però, il vedi, piacere. Però vedi, il problema è questo, no? Bisogna sempre... C'è questo fatto di... Da noi, anche la stampa, parla in un modo dopo, come se l'avesse detto prima. Dirlo prima è una cosa, dirlo dopo è esatto, tutta un'altra storia. Noi ci prendiamo storia. Le nostre responsabilità, certo. E ci divertiamo così. Io penso che ci sono squadre che a guardarle sono difficili da identificare. Cosa voglio dire? Faccio un esempio su tutte, l'Udinese. No? L'Udinese è una squadra che sembra diciamo una squadra di bassa classifica, ma che si è resa protagonista di qualche buon risultato, ma un buon risultato che è venuto fuori da una costruzione di gioco, da una organizzazione di gioco della squadra che questo allenatore così inventato quasi, Gotti, ha saputo dare. E allora in quel caso lì quelle squadre rappresentano un forte pericolo. Perché? Perché possono tirare dal cilindro questa prestazione e metterti in difficoltà.
È vero, sempre variabili impazzite, come le chiamiamo spesso. Noi siamo in chiusura, grazie mille Giovanni Gaudiano. Grazie a voi, grazie a te e grazie a Francesco per la presenza. Eh sì, grazie mille Francesco, grazie Francesco Passura. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti. Giovanni, noi diamo appuntamento a venerdì prossimo perché avremo tanto di cui parlare. Venerdì sicuramente avremo sciolto parecchi dubbi. Eh sì, parecchi dubbi e parecchie matasse, quindi appuntamento al prossimo venerdì. Prima di tutto buona Pasqua. Auguri a tutti, questo è fondamentale. Auguri di una maggiore serenità e vaccinatevi. Con questo appello vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Prima Serie A. Alla prossima.